quello che ancora non sanno di sé. E non posso tacere, dagli abissi alla pace di Dio, in eterna lui. Tutto il mondo stupisce all'annuncio, ora che rima. Gridando a Gesù, il mio misero pianto, non si è dimenticato di me, io che felicità. Il Signore della vita mia e tua. Buonasera a tutti, benvenuti qui questa sera alla serata in ricordo di Antonia e della premiazione del concorso Una voce per Antonia. Abbiamo voluto iniziare con questo video perché se nelle due serate precedenti eravamo stati noi a parlare, a cantare, prestando la nostra voce per Antonia, ci sembrava giusto che oggi fosse lei a cantare e quindi era giusto sentire la sua voce. E quello che abbiamo visto questa sera è un piccolo stralcio di un musical che 2 anni fa abbiamo inscenato noi giovani della parrocchia. Era il 28 luglio, in occasione della festività di Sant'Anna, ed abbiamo scenato questo musical Fino al Terzo Cielo, un musical che parlava della vita di San Paolo. Ed Antonia, in questa scena, in tutto il musical, era una giovane discepola, una prima cristiana della comunità di San Paolo. E questo era proprio un canto, il canto quasi introduttivo, dove diceva a tutti questa scoperta. E sono parole di un musical scritto, sì, però penso che dopo l'esperienza che abbiamo fatto e sapendo che Antonia adesso è lì con il Signore della vita, quelle parole che ha cantato sono vere perché le pensa e le pensava anche prima, le pensava lei. Ecco. Vogliamo subito fare dei piccoli ringraziamenti. In primis il nostro vescovo qui, Pietro Lagnese, che ci ha sempre seguito. Grazie veramente, Padre Pietro. Vogliamo ringraziare anche la giuria che nelle scorse 2 serate ha prestato
ecco, la propria disponibilità. C'è qui in rappresentanza il professore Lauro, ringraziamo veramente di cuore per la disponibilità, l'impegno veramente che ci hanno dato. E non ultimi anche tutti gli sponsor che veramente ci hanno aiutato con il loro contributo a realizzare questo concorso che noi pensavamo più grande e invece veramente piano piano abbiamo potuto realizzarlo. Ecco, adesso facciamo un piccolo passo avanti e prima di iniziare con la premiazione e quindi con la musica vogliamo raccontarvi una piccola esperienza. E io mi faccio aiutare da alcuni ragazzi, venite avanti, perché dopo il musical inscenato a luglio nel mese estivo di cui prima abbiamo visto uno stralcio, a settembre con i giovani abbiamo fatto un piccolo ritiro al quale anche Antonia ha partecipato per la prima volta insieme ai suoi compagni. Venite, io mi metto in un angolino. Questi sono tutti i compagni di Antonia, forse solo una parte, ce ne sono altri. Sono tutti i ragazzi che con Antonia seguivano un percorso qui in parrocchia. Settimanalmente si incontravano per degli incontri nel quale poter meditare una parola del Vangelo e potersi raccontare la vita. Ecco, questi giovani come Antonia a settembre hanno fatto questo ritiro e adesso facciamo parlare voi, così ci potete raccontare quello che avete vissuto e poi dopo potremo anche ascoltare un po' quella che è stata l'esperienza di Antonia. Buonasera. Innanzitutto il ritiro si svolge a settembre come ogni anno e tutti i giovani della parrocchia si incontrano, come è successo quando stavamo con Antonia, a Santa Maria al Monte. Tutto il gruppo ha partecipato e la notizia è proprio avvenuta nel nostro gruppo. Inizialmente io personalmente non ero tanto intenzionata a partecipare, però poi Antonia, come sempre, anche nella scuola e come nella vita quotidiana, come si comporta con me, mi ha invogliato a partecipare dicendomi che sarebbe stata una bella esperienza, un motivo in più per approcciare con la comunità parrocchiare e per diventare meno timida con gli altri. Lei durante questi giorni si è sempre comportata, cioè invogliava sempre gli altri a fare qualcosa. Infatti la mattina, ogni mattina lei si svegliava, ci dava il buongiorno e già era pronta per prepararsi alla mattinata di giochi, di preghiera e di amicizia. Lei infatti quando dovevamo fare i momenti di preghiera, era la prima che voleva partecipare. Poi il momento principale che lei preferiva era la sera in cui si svolgevano tutti i giochi e il momento più bello è stato il karaoke, appunto perché lei ama cantare. E niente. Buonasera, anche per me all'inizio mi era arrivato l'invito di andare a questo ritiro dai miei amici. All'inizio non volevo parteciparvi perché io lo trovavo una cosa noiosa, però dopo che mi hanno convinto, diciamo anche contro la mia volontà, alla fine è stata una bella esperienza perché è stato bello ascoltare l'esperienza di appunto una ragazza che ha trovato Dio anche nel dolore e anche perché abbiamo fatto una bella esperienza tutti quanti insieme, appunto anche Antonio era diciamo
il motore del gruppo, era molto attiva e esuperante, invogliava sempre tutti a essere felici. Ci dividevamo in gruppi, tipo un gruppo lavava i piatti o un altro rifaceva i letti. E mi ricordo che una mattina proprio il nostro gruppo era incaricato di preparare la colazione, anche se ci siamo dovuti svegliare abbastanza presto, però alla fine è venuta una bella opera. Si sono veramente superati tanto, perché voi sapete comunque la timidezza di parlare davanti a tanti, però veramente hanno fatto questa cosa come un atto d'amore, veramente proprio per Antonia. Non so se c'è qualcun altro che vuole dirci qualcosa. Magari è bello un attimo dirci anche i nomi. Forse ho fatto una gaffa, non ve li ho presentati. Allora, partiamo dall'animatrice del gruppo. E poi magari vi passate il microfono e dite i vostri nomi. Flora. Giuseppe. Carmine. Pierluigi. Pasquale. Silvana. Mariangela. Luisa. Teresa. Carmine. Adesso, sempre di questa esperienza, leggeremo proprio un piccolo stralcio di quella che è stata l'esperienza di Antonia di questo ritiro. Sarà Luisa a leggerci qualcosa. Buonasera a tutti. Durante questo ritiro abbiamo ricevuto una bellissima testimonianza da parte di una ragazza che si è lasciata guidare da Gesù in tutto e per tutto, anche nella vita lavorativa. Lei è riuscita a sperimentare la gioia nel dolore, riuscendo a perdonare chi le aveva fatto del male. Questa testimonianza mi ha fatto commuovere perché mi ha permesso di capire che Gesù esiste davvero e non ci abbandonerà mai. Tanti sono stati i momenti in cui ci siamo divertiti ed abbiamo giocato tutti insieme. È stata un'esperienza fortissima che porterò con me per sempre. Desidero ringraziare tutti i miei amici che sempre mi fanno sentire parte integrante di questa grande famiglia. Ringrazio soprattutto Dio che mi dà sempre la possibilità di vivere queste meravigliose esperienze. Grazie veramente per il vostro superamento e per la vostra vita. Allora, li lasciamo accomodare tra i banchi a questi giovani. Ed io chiamo sul palco una persona che già conoscete perché ha presentato le due serate del concorso scorso e che mi accompagna adesso, Mino Ferrandino. Buonasera a tutti e benvenuti. Facciamo un grande applauso. Io l'ho lasciata al teatro assistente e la ritrovo conduttrice splendida parolona di casa, Irene Schiano. Grazie, grande applauso, bravissima. E come dicevamo, le prime due serate di Una voce per Antonia le abbiamo introdotte, le abbiamo svolte al Teatro Polifunzionale. Per la gran finale siamo venuti proprio qui a casa di Antonia e mi pareva anche giusto e bello ricordarla dove lei ha vissuto e dove lei ha mosso i suoi passi, e quindi con voi qui a casa sua. Una voce per Antonia, questa sera, la prima edizione, è giunta appunto alla conclusione e andremo a premiare tutti coloro che hanno partecipato. Andiamo a dire subito che sono addirittura, e nessuno si aspettava questo grande successo, quindi fatevi un applauso tutti, perché questa adesione da parte di tutti voi è stata bellissima. Io sono stato il primo quando loro mi hanno chiamato, perché l'ho trovata una cosa così bella, così pura, così meravigliosa, e come dire no. E quindi bello anche il vostro apporto. Siete stati in 32 che avete aderito, che avete gareggiato, ma si fa per dire gareggiato perché era tutto fatto in nome di questa meravigliosa ragazza, di questo sorriso bellissimo che abbiamo qui con noi questa sera. E allora vado a dire subito che c'erano tre sezioni,
anzi due in effetti, perché avevamo la musica classica, quindi quella liturgica nel contesto specifico, e poi abbiamo la musica pop, che abbiamo diviso però in due categorie: quella under, dove gareggiavano i bambini dai 5 ad arrivare fino ai giovincelli di 16 anni, e poi invece quella over, dove dai 16 si saliva anche fino ai 100 anni, perché no? Allora, andiamo subito a cominciare con le premiazioni. Io direi di fare un applauso intanto e di annunciare. Dove siamo questa sera? Nella chiesa Maria Santissima, mamma, madre di Dio, appunto, e siamo qui a Fiaiano. E iniziamo quindi, mi sembra doveroso, proprio con la premiazione e la classifica della categoria dei canti liturgici, giusto? Allora, facciamo un applauso a tutti, abbiamo i rappresentanti tutti. Noi farveli ascoltare tutti stasera, faremo l'alba, e il nostro meraviglioso vescovo non penso che potrà stare qui con noi tutta la notte come voi, quindi ci limiteremo a ascoltare coloro che avranno vinto, quindi si esibiranno solo chi si sarà classificato al primo posto. Però, per farvi ricordare di tutti, avremo i nostri tecnici, e facciamo un applauso anche a loro. Tu li conosci, quindi li puoi anche dire i nomi, così. Sì, sì. Allora, la donna è Miriana, poi c'è Ernesto e Lino. E facciamo un applauso a loro, che sono alla regia video. E vi chiedo anche un applauso per l'audio e per il service del nostro carissimo Antonio D'Arco. Grazie Antonio. Ogni volta che io dirò una posizione, quindi chiamerò i partecipanti che si sono sfidati e dirò in che posizione si sono piazzati, partirà dalla regia e lì sul video, sullo schermo, avremo una highlights, che sono quei classici 30 secondi che racchiudono il meglio che loro hanno scelto dell'esibizione. Quindi brevemente li ricorderemo e li rivedremo tutti. Siete pronti allora? Noi li abbiamo tutti, poi verranno premiati, quindi Irene è qui e provvederà appunto a dare un premio a tutti. Cominciamo subito con la quarta posizione, Irene, della sezione liturgica. Lo vuoi dire tu? Con 59,5 voti si è classificata Chiara Buono, che ha eseguito Nazareth, cantata e suonata da lei con la chitarra. Facciamo un grande applauso. Vieni, e guardiamo Chiara. L'esibizione di Chiara. Vieni Chiara. Rappresentava? Sì, Chiara era in rappresentanza un po' della nostra parrocchia. Quindi rappresentava lei a Fiaiano, giocava in casa. Ufficiale. Facciamo ancora un grande applauso e provvediamo alla premiazione. Venite ragazze. Brevemente, ci vuoi dire anche solo un pensiero flash su quella che è stata l'esperienza di questo concorso? Guarda, ti leggo io la targa. Partecipare a questo concorso per me è stato significativo, in quanto ho partecipato solo per Antonia, perché da subito ho sentito la volontà di partecipare, in quanto ho cantato con lei da sempre nel coro. E è stata un'esperienza bellissima, perché ho sentito proprio che lei era con noi in entrambe le serate, e sinceramente sono convinta che lei sia stata felicissima di tutto quello che è stato in queste due serate, anche adesso questa sera. E facciamo un grande applauso ancora a Chiara Buono. Grazie Chiara. Brava Chiara. Forse meglio io mi metto vicino a Antonia qua, io vedi, visto che non devo premiare, io devo solo parlare, allora abbiamo le vallette vicino a te stasera. Ecco. Al terzo posto,
il coro della parrocchia San Michele in Forio, che si è esibito con il canto del figliuol prodigo. Quindi voci di speranza. I punti sono 62. Allora li invitiamo a salire sul palco e nel frattempo mettiamo l'highlights. Vediamo l'highlights. Facciamo un grande applauso, le voci di speranza. Mettetevi tutti un po' più avanti. Forio, quindi, la parrocchia di San Michele al terzo posto. Allora, io mi rivolgo alla suonatrice ufficiale. Dovete sapere, per chi non c'era quella giornata, quella serata, che loro hanno eseguito il canto suonando con tantissimi strumenti. Allora, lei, se non mi sbaglio, suonava il flauto, giusto? Poi c'era la chitarra elettrica, chitarra classica e il piano. Ecco, quindi ben quattro strumenti. Allora, le vallette che forse sono un po'... Procediamo con la premiazione, quindi al terzo posto, la parrocchia di San Michele a Forio, le voci di speranza, e consegnano i premi, appunto. Un applauso. Volevo dire solo che... noi abbiamo saputo quasi alla scadenza dell'iscrizione a questo concorso e siamo stati veramente felici di essere riusciti ad iscriverci a questa bella manifestazione. Volevo ringraziare i genitori di Antonia perché hanno dato il via a questa bellissima manifestazione. Io auguro loro di essere sempre i testimoni e i promotori di questo bellissimo sorriso. Grazie. Grazie, grazie. Grazie mille. Voce di speranza a Forio. Grazie. Bene. Chi sarà adesso che ha vinto? Lo diciamo subito? Perché in effetti adesso... Sapete, sono solo in quattro nella sezione liturgica, adesso è rimasto il coro della Madonna delle Grazie di Laccoameno e la corale Buon Pastore di Ischia. Una delle due ha vinto. Secondo voi chi ha vinto? Diciamo subito che ha vinto la corale Buon Pastore guidata dal professor Manfrà, che ha eseguito a cappella il brano di Sequeri, Madonna della Fede, ed ha vinto con 68 voti. Sono soprano nella corale del Buon Pastore, al momento sono anche presidente, vengo a portare il saluto di tutti noi, il ringraziamento per questa bellissima iniziativa che ci lascia sulla scia della voce di Antonia, e per Antonia tanta energia, la possibilità di incontrarci ancora, e siamo veramente commossi della valutazione del premio che ci date. Ringraziamo tutti per questa... Grazie, ringraziamo tutti. Purtroppo loro adesso a questo punto avrebbero dovuto riesibirsi, però visto che non ci sono tutti, perché erano in tanti e cantavano solo con le loro voci, pensate, l'avete visto, noi adesso andremo a fare la premiazione, Irene dice cosa hanno vinto e poi torniamo alla seconda posizione, che c'è una novità e una sorpresa che dirò fra poco. Vai. Sì, i primi posti ricevono un premio in denaro. E poi sì, nella busta lì, e poi c'è la targa. Gli altri premi, secondi e terzi posti, invece ricevono diciamo un premio offerto dagli sponsor. Quindi dopo magari li elenchiamo per bene. Certo.
la corale. Adesso la corale Buon Pastore ha ricevuto la targa e in più appunto la somma in denaro che era stata prefissa per coloro che avrebbero vinto il primo posto. Volevo solo aggiungere che, come sapete, la corale è una onlus che si propone lo scopo di diffondere non solo la cultura musicale, ma la coralità anche come modalità e approccio alla vita. E quindi ringraziamo molto anche del premio, del contributo che servirà per le nostre iniziative. E questa è una cosa molto bella, quindi vedete. Grazie, bello. Nel nome di Antonia quante cose verranno fatte. Grazie. Primi classificati, quindi Ischia ha vinto questa prima edizione di Una Voce per Antonia e la Corale Buon Pastore guidata dal professor Manfrà. Grazie. Grazie. E torniamo in seconda posizione perché, visto che i primi classificati non si sono potuti esibire, grande sorpresa e soddisfazione perché sono arrivati proprio sul podio lì, sulla posizione diciamo medaglia d'argento, però adesso li premeremo ancora di più perché ricanteranno. Quindi andiamo a dire per correttezza che sono arrivati al secondo posto con 62,5 voti. L'acqua meno. Il coro Madonna delle Grazie e vediamo anche per loro il piccolo highlights. Completo. Il coro Madonna delle Grazie di L'Acqua Meno. Aspetta. Ne abbiamo visto giusto un attimino così perché loro adesso, prima Irene li premieremo, giusto? E sì. Poi li faremo cantare dal vivo di nuovo la loro bellissima canzone Abbracciami del rinnovamento dello spirito. Allora chiamiamo. Quindi diamo prima i premi. Le vallette. Ecco, venite. Allora per loro. Chi è che riceve il premio? Rappresentanza, Maria, chi lo diamo? Alla bambina, sì, dai. Eccola qua. La più piccina. Tanto ecco, nella busta ci sono i premi offerti allora, dagli sponsor, come giusto? Allora, secondo premio vincono un ingresso al Castello Aragonese per 10. In effetti siete di più, quindi lo dovete dividere. Però 10, vincono... i più bravi andranno a visitare il castello. Ed è molto bella questa esperienza. Io l'ho fatta... dopo tanti secoli, perché io sono proprio vecchissimo, l'ho rifatto l'anno scorso ed è una cosa bella, quindi la rifarete quest'anno e vedrete che meraviglia che abbiamo lì a Ischia Ponte, perciò. E poi appunto vincono la targa ricordo, sì. Un applauso, glielo facciamo ancora, noi adesso li lasciamo preparare. Io volevo dire solo una cosa, non so, sono in tanti, quindi posso chiederla, se c'è qualcuno che vuole dirci... un flash, come avete vissuto questo concorso, cosa vi è parso? Non fate parlare la più piccola, mi raccomando. Già mi sta guardando, vediamo un po'. Tu ti nascondi, quindi vengo da te. Interrogata, dai, dimmi un pensiero tuo, magari dedicato ad Antonia. Tu sei? Francesca. Francesca, a te il microfono, vai. Niente, flash veloci, niente, no, vogliono solo cantare, va bene, dai, non vi vogliamo mettere... Facciamo parlare lei in rappresentanza, scusami, non volevo, tu sei? Maria Cristina. Maria Cristina, tu non sei timida almeno, dai, dacci il tuo pensierino. No, abbiamo pensato di partecipare perché sentivamo Antonia a noi vicina, visto che collaborava in chiesa così come facciamo noi e questo è il motivo per cui abbiamo partecipato, quindi Antonia è una di noi. Bellissimo. Adesso vi volevate tenere questo messaggio dentro. Nel frattempo loro si sistemano, sì. Giusto? Allora, io e te ci mettiamo un attimino dal qui. Palco. Ecco, facciamo un salto. Tanto tu per correttezza, perché non l'abbiamo detto prima, di anche allo sponsor chi il terzo premio cosa ha vinto, perché tu lo sai, giusto?
Il terzo posto vinceva anche qualcosa? Sì, certo che vinceva qualcosa. Sì, il terzo posto ha vinto dei buoni spesa Deco, 5 buoni spesa da 25 euro. E quindi facciamo anche un applauso a Deco che ha offerto e che ha vinto Voci di Speranza. L'Acquameno si prepara, la Madonna delle Grazie, il coro. Abbracciami dal rinnovamento dello spirito, questo canto che adesso loro in diretta e dal vivo ci faranno ascoltare. Facciamogli un applauso. E ok, ascoltiamo Abbracciami.
Bravi, 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 ce l'hanno eseguita di nuovo qui dal vivo in chiesa, è stato bellissimo riascoltarli. Facciamogli ancora un grande applauso. Al secondo posto l'Acquameno, coro della Madonna delle Grazie, bravi tutti. E adesso nel frattempo loro svuotano il palco e prepariamo appunto per continuare. Io vado subito a ringraziare, come diceva prima Irene, tutti coloro che hanno generosamente aiutato questo progetto, e andiamo a ringraziarne una prima tranche: Supermercati Doc dell'Isola di Ischia, la Fondazione Opera Pia IAC di Ischia, De Luise Gioielleria a Casamicciola Terme, la pizzeria C'è Pizza per Te a San Michele di Ischia Porto, Supermercato Sigma Francesco di Ischia Ponte, Francesco Point di Ischia Ponte, le cooperative Arche ad Ischia e le cooperative Asat ad Ischia. Grazie a tutti voi di cuore. Allora, continuiamo con la nostra serata e adesso volevamo chiedere al Vescovo Pietro se vuole salire qui, se vuole dirci qualcosa, lui che è sempre stato presente, ci ha sempre sostenuto. Allora facciamo un applauso al Vescovo. Una cosa velocissima. E sono davvero contento di stare qui e sento che questa sera Antonia è in mezzo a noi, e sento che questa manifestazione in fondo è un regalo di Antonia a tutti quanti noi. Antonia ci fa questo regalo di vivere questo inno alla vita attraverso il coinvolgimento di tante persone che hanno deciso di aderire a questa manifestazione in memoria di Antonia Spidicati. Questo è un regalo di Antonio. Antonia ci fa il regalo in questo modo, ci regala una serata di risurrezione. Grazie. Veramente grazie. No, non scappate, non scappate, Padre Pietro. In realtà noi volevamo ringraziarvi. Questo è veramente un piccolo simbolo. Vieni, Annette, vieni. È veramente un simbolo di gratitudine, perché ci siamo sempre sentiti voluti bene. Siete sempre stato con noi, fin dalla partenza per il cielo di Antonia, e veramente sentivamo avere quelle parole di Papa Francesco che diceva: il pastore deve stare in mezzo alle pecore, e per noi voi siete veramente questo pastore, quindi grazie, veramente grazie, anche per essere qui. Un applauso, un grande, grande, viva il nostro Vescovo! Che bello, non so se dietro voi l'avete visto questo gesto, ma il nostro Padre Pietro ha dato i fiori a Monica, la mamma di Antonio. Ancora una volta un gesto di generosità. Grazie. Allora, la dacia spero che l'abbiamo spostata. Io intanto che ci prepariamo alle prossime esibizioni vado a dire ancora grazie all'azienda I Fichi di Ischia a Casamicciola Terme, il ristorante Il Signore degli Agnelli a Casamicciola Terme, il ristorante La Cantina del Sergente a Fiaiano a Barano d'Ischia, i supermercati Deco di tutta l'isola d'Ischia, la macelleria Viola a Casamicciola Terme, il bar Luna Flight a Casamicciola Terme, l'enoteca La Cantina di Casamicciola Terme e il Caffè Luigi a Casamicciola Terme. Grazie di cuore a tutti voi. Ed ora un'altra grande sorpresa. Sì, adesso saliranno su questo palco un gruppo numerosissimo di bambini. Quindi li invitiamo a prepararsi. Loro sono le classi della scuola elementare di Fiaiano. Ecco, potete già iniziare a salire così vi preparate. Io scendo e vi presento. Molti di questi bambini conoscevano personalmente Antonia perché cantavano nel coro che lei dirigeva la mattina, e quindi ecco, insieme alle loro maestre hanno voluto questa sera fare un omaggio ad Antonia proprio prestando la loro voce e cantando per noi: credo negli esseri umani
di Marco Mengoni. Con questo canto loro vogliono anche lanciarci un messaggio. Dopo magari chiederemo alla maestra Elisabetta e alla maestra Onorina di dirci qualcosa. Allora, brevemente, che classi siete? Terza e quarta. Non siete divisi in sezioni? A, B? Ah, A, B, A. Quindi la terza A e la terza B, la quarta A e la quarta B. Loro in realtà hanno scelto un nome, si chiamano Gocce di Speranza. E allora io vi lascio cantare. I bambini delle scuole elementari di Fiaiano con Esseri Umani di Marco Mengoni. Stati bravissimi, vero? Io mi sono anche un poco commossa. Io c'ho il debole per i bambini, eh. Allora, Don Emanuel, se sei d'accordo, il sabato alle 3:30 ci sono le prove del coro. Li facciamo venire tutti a cantare in parrocchia. Siete proprio bravi. Che ne abbiamo bisogno, voglio dire. Vi faccio un po' di promozione, scusatemi.
Allora facciamo salire anche le maestre qui che mi guardano e dicono no, 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 no. La maestra Elisabetta e la maestra Onorina e c'è anche un'altra maestra. La maestra Carmen. Bene. Scusami le spalle, scusami veramente, anzi faccio così perché non voglio mettermi davanti a nessuno. Irene, sei pronta? Arriva il premio, per le maestre, se sono lì posizionate. Lo spedisco? Sì, dove sei? Vai. Che io non ti vedo, mi sono accorciata. Siamo nascosti. Arriva il premio, facciamo un applauso a questi meravigliosi bambini. Mi sono fatta piccola e alle loro maestre. Bravi. Allora, dovete sapere che loro inizialmente dovevano esibirsi durante il concorso, però diciamo che per motivi tecnici e per il numero di bambini non è stato possibile. Ma a me ha colpito molto la vostra prontezza e generosità anche nel rinunciare alla gara e nel dire no, noi cantiamo solo per Antonia. Quindi veramente grazie di questo. Allora io vi do un po' il microfono così dite qualcosa anche voi. Allora, buonasera a tutti. Veramente noi volevamo ringraziare tutti quanti, Don Emanuele, il Vescovo e tutti quanti voi, perché per noi stasera essere qui è un onore, condividere con voi questo momento di gioia. Quindi grazie di cuore, soprattutto a Cira, a Ciro e a Monica. Grazie, grazie, grazie. Le altre maestre sono timide. Allora facciamo scendere questi bravissimi bambini con un applauso. Fate un applauso grandissimo. Grazie veramente. Per la seconda edizione gareggeranno di sicuro, perché andremo, magari avremo un posto immenso dove farli esibire tutti. Bravissimi. E poi hanno cantato una canzone meravigliosa, bellissima, bravi. Sì, un messaggio veramente straordinario. L'amore ha vinto, vince e vincerà. Bellissimo. Ben detto, Irene. Allora i bambini si rimettono a posto, belli, silenziosi, non andate via, mi raccomando, fino alla fine. Allora proseguiamo e continuiamo la nostra serata. Adesso c'è una bellissima sorpresa, bambini. Sì. Adesso guardate lì cosa vi faremo vedere. Allora, prima di continuare con la premiazione e con le altre sezioni, vogliamo ritagliarci un altro piccolo spazio dove sarà ancora Antonia a parlare. Il giorno 21 marzo 2015 il Papa arriva a Napoli e ad attenderlo tanti giovani e non desiderosi di ascoltarlo. Da Ischia parte un aliscafo pieno e anche Antonia era lì. Adesso vedremo un piccolo video dove c'è Antonia che risponde ad una intervista scherzosa e racconta quella che è stata l'esperienza che ha vissuto nell'incontrare il Papa. Raccontaci le prime impressioni di questa giornata. È iniziata bene questa giornata, comunque incontro con tanti ragazzi, anche quelli che non vedevamo da un po' di tempo. Il viaggio mi è stato piacevole, un po' ballerino, però tutto a posto. Qui abbiamo fatto una bella passeggiata e è bello comunque ballare, cantare con tutti. Cosa ti aspetti dalle parole del Papa? Io spero che le parole del Papa arrivino a tutti, anche ai giovani che... Anche ai giovani che... Anche ai giovani che in questo momento sono lontani da questa realtà, affinché con le sue parole il Papa possa colpirli e quindi renderli parti di questa gioia come quella che stiamo vivendo noi adesso. Avete visto che bel sorriso che aveva Antonia, che gioia.
Allora, purtroppo abbiamo avuto dei piccoli problemi tecnici, perché avremmo voluto farvi vedere anche un piccolo spezzone di quello che diceva il Papa, proprio perché Antonia nel suo commento richiama questo aspetto e ci dice proprio: io vorrei che tanti giovani, ascoltando queste parole del Papa, le possano mettere in pratica e possano sentirsi parte di questa gioia che stiamo vivendo noi. Il Papa quel giorno a Napoli, lancia un messaggio chiaro, forte, perché Papa Francesco è semplice ma diretto e dice ai giovani solo questo: giovani, non perdete la speranza. E continua nel suo dialogo lì a Via Caracciolo dicendo che i giovani devono aiutarsi insieme con gli anziani, perché gli anziani rappresentano la saggezza, l'esperienza, e i giovani sono la forza. Un paese che esclude i giovani e gli anziani non può andare avanti. Quindi il Papa Francesco diceva proprio questo, e poi salutava, penso che tutti ve lo ricordate dalle testate giornalistiche, dalla televisione, salutava con scherzo Amaronna Vaccumbagna, e Antonia quelle parole le aveva sentite ben forte. Quindi giovani, non perdiamo la speranza, veramente. Facciamo un applauso più forte per Papa Francesco, che è sempre con tutti noi. E visto che stiamo parlando di giovani, Adesso è il momento dei giovani, quindi preparatevi. Antonia ci guarda sempre, e adesso andiamo a premiare quelli che hanno gareggiato nella sezione Under, quindi a partire dai 5 fino ai 16 anni. Adesso andremo a vedere un poco come si sono posizionati. Intanto li ricorderemo, vieni, mettiamoci qui di nuovo vicino ad Antonia, perché accoglieremo. Nel frattempo guarderemo gli highlights, verrete a ritirare il vostro premio, perché tutti avranno un riconoscimento. Ok, quindi la classifica è quella della sezione Under, e giustamente dobbiamo partire dal fondo. Pensate che sono in 18 che hanno gareggiato, l'armata più corposa, più numerosa, quindi i bambini. Partiamo, non ce ne vogliate, le classifiche sono così, però è bello ricordare tutti e dare un premio a tutti. Siete pronti allora? Io vi chiamerò nella vostra posizione, venite qui, guardiamo insieme la vostra esibizione, un highlights, e poi dopo vi diamo il premio. Al 18° posto chi abbiamo con 46,5 punti? Accantato straordinario di Chiara? Anna Maria Mazzella. Ecco, guardiamole, ascoltiamole. E allora salire con sopra il cielo, a piedi nudi in mano nella mano, andiamo dritti fino al paradiso, un po' più su, dove tutto intorno è strano. Avanti con 49 voti al 17° posto, con Senza fare sul serio di Malika Ayan, è arrivato Emilio Diorio. Emilio Diorio, highlights, vieni Emilio. Tu non lo sai come vorrei ridurre tutto ad un giorno di sole. Tu non lo sai come vorrei saper. Al 16° con 50,5 voti ha cantato Caruso di Lucio Dalla e Miriam Iallonardo. Miriam Iallonardo. Te voglio bene. I'm
grande applauso anche per Miriam. Applauso. Ci abbiamo Miriam? È qui? Nemmeno. Proseguiamo al 15° posto con 52 voti, vedete sono arrivati tutti lì vicinissimi, con Every Time We Touch di Cascada c'è Giulia Marro. Giulia Marro, Highlights. Quattordicesimo posto, appena un punto in più, con 53 voti, il brano che ha cantato è Blame a Girl for Trying, e lei è? Joyce Ferraiuolo. Highlights anche per Josie. Joyce. And it's stupid thing when it comes to love, and even if I always end up crying, but you can't blame a girl for trying. Whoa, no, no, you can't blame a girl for trying. Veniamo per ritirare il premio. Ah, molto... eccola Joyce. Eccola. Vieni Joyce, facciamo un applauso. Joyce è qui. Vieni, eccola. Joyce, a lei doppio perché è venuta. Bravissima, un applauso visto, e la targa. Allora Joyce, visto che sei stata la più coraggiosa, a quanto pare tra gli ultimi nessuno si è presentato, ci vuoi dire qualcosa di come hai vissuto questa esperienza? Devo dire soltanto che ho... Cioè, non mi importa del posto che ho fatto del, o della premia, ma soltanto del fatto che abbiamo partecipato tutti quanti per Antonia. Bravissima Joyce, brava. Grazie veramente, bellissimo. Io devo dire la verità, ero dietro le quinte durante le due serate e realmente non si percepiva lo spirito di competizione, non c'era, perché tutti quanti cantavano per qualcos'altro, che era per Antonia. Grazie Joyce, veramente. Ancora un applauso, grazie. Joyce Ferraiuolo al 14° posto, al 13° un punto in più, pensate, 54 voti, ha cantato Se Solo di Carola Campana e lei è? Miriam Mazzella. Miriam Mazzella, Highlights. Eccola qua, Miriam è qui, facciamole un applauso più forte, che è una delle più piccoline Miriam. Miriam, guarda, dietro di te c'è la ragazza che ti dà la targa, vuoi dire a tutti quanti anni hai? 7. Pensate, ma... solo 7 anni. Era la prima volta che cantavi su un palco? Sì. Wow, bellissimo. E com'è stato cantare su questo palco? Bello. Dai, che cara. Grazie Miriam, grazie di Miriam, tutto. Miriam, ti posso dare un consiglio? Adesso che torni a casa, che stasera c'è papà che l'ha accompagnata, perché mamma Queen non c'è, perché questa è anche figlia d'arte, portala a mamma questa, di io ho vinto la targa, eh? Tu l'hai vinta? Dai un saluto. Grazie, Miriam Mazzella, grazie. Ciao. E proseguiamo. Con un punto in più, pensate, ancora un punto e mezzo, 55,5, al 12° posto ha cantato Angelo di Francesco Renga e si è classificata Mena Diorio. Highlights. Angelo, prenditi cura.
proseguiamo. Siamo giunti all'undicesimo posto, pochissimi voti, un punto in più. Ha cantato, questo è un quartetto, ricordo bene. Sì. Hanno cantato Skinny Love di Birdie e loro sono le... Le Skinny Girls. Le Skinny Girls. Ci sono, venite ragazze, highlights. Proseguiamo. Adesso è bella questa. Lei c'è, lei la prenderà vedo. Sicuro, io già l'ho vista, perché ultimamente la incontro spesso, chissà perché. Lei prenderà tutto il tempo di tutti quelli che non sono venuti, parlerà per tutti, sono sicuro. Avete già capito, forse al decimo posto, ha un nome bello lungo anche, adesso tu lo dici quello. Io dico che con 59,5 punti e con quella bella canzone che è Se telefonando, eccola qua. Claudia chi c'è? De Fortis Nadi, eccola! Eccola! Claudia! Highlights! Se telefonando io potessi dirti addio, canta meglio di me, ve l'assicuro, brava, le do il mio microfono, vai, fagli l'intervista, bravissima. Allora, arriva il premio. Grazie a tutti, per prima cosa vorrei ringraziare la mia famiglia. Poi tocca all'amica di mia madre, Annalisa Leo, che senza lei non potrei fare niente. Claudia, dici un po', era la prima volta che ti esibivi cantando su un palco? A parte quelli della scuola, questa è la prima volta. E che cosa hai provato cantando? Una bellissima sensazione che nessun altro potrebbe provare. Allora, Mino, raccontiamo dell'episodio, vi facciamo fare un'altra risata. Perché dovete sapere che durante la serata del concorso, quando presentavamo i gareggianti, giustamente dicevamo il nome, poi l'età e il luogo dal quale provenivano. Ed è bello perché proprio con Claudia abbiamo sbagliato tutto. Perché Claudia, tu quanti anni hai? Hai detto? In verità non ne ho 11, ma ne ho ben 10. 10? Noi invece avevamo scritto 11 e quindi l'abbiamo presentata come ma Claudia. Ma subito preso... 11 anni di Cosa Barano. Cosa ho detto io di Barano? Di tu Barano. Invece di dove sei? Di Campagnano. Di Campagnano, dico. Grazie Claudia per la tua simpatia e per l'aver partecipato, grazie. E io anzi ti prometto una cosa, te lo dico proprio adesso davanti a tutti quanti, il prossimo anno, non perché sei piccolina ancora, non te, però ti farò cantare ospite in uno dei miei festival, una delle tappe del festival, te lo prometto. Verrai a cantare perché mi hai proprio stupito. Conquistato. E questa qui un giorno diventerà grande, ve lo dico io. Quando diventerà grande ve la ricorderete. Grazie a tutti. Lo accetti il mio invito? Certo. Ammazza. Claudia, ciao, buon rientro. Questa qui sarà veramente... È forte. Sarà forte. Se ancora qualcosa ogni tanto... Ah, ma questa qui quando diventa grande... farà parlare di sé. Andiamo avanti adesso?
Sì, nono posto. Al nono posto con 60 voti. Pensate, appena mezzo punto in più di Claudia, ha cantato Can You Feel the Love Tonight di Elton John. Maria Aversano. E guardiamo anche l'highlights di Maria. Per te la targa. La targa allora, anche Maria, per Maria, anche a te d'obbligo la domanda. Prima di tutto, quanti anni hai? 11. 11 anni. Era la prima volta che cantavi ad un concorso di musica? No. No, lei è la veterana, allora gli possiamo lasciare il microfono. Dicci un po' un pensiero, cosa hai sentito, cosa hai provato? Sono felicissima di aver partecipato a questo concorso perché ho cantato per una ragazza splendida come Antonia. Brava Maria. Maria Aversano, facciamola grazie, ancora Maria. Un grande applauso, nono posto nella prima edizione di Una Voce per Antonia, all'ottavo posto con 61 voti, quindi appena uno in più. Questi qui hanno fatto oh, chi sono? Quando i bambini fanno oh di Povia, il coro, coro Maria Santissima Madre della Chiesa. Venite birbanti, dai, venite tutti e ascoltiamoli. Qua, sono tutti qui il però coro più, Maria Santissima Madre della Chiesa. Sono più numerosi, loro giocano in casa, loro sono il coro di Antonia, sono il coro che anima la messa del mattino qui la domenica, ed è il coro che Antonia per un annetto ha diretto con l'aiuto di Luisa, che è qui, che riceve, vieni Luisa, riceve abbiamo la il premio targa in nome di tutti quanti voi. Siete tanti, vogliamo far fare un giro di nomi veloce? Ce la fate ad assentirli tutti? Allora iniziamo, come ti chiami? Adelaide. Forte. Anna. Rosa. Passatevi il microfono voi. Francesca. Luigi. Giulia. Ludovica. Milena. Angelica. Denise. Lucio, Imma, Chiara, Valeria, Andrea, Giacomo, Noemi, Federica, Luisa. E un applauso a tutti. Un pensiero lo facciamo dire a lei che ha un po' preso il posto di Antonia adesso, giusto? Li dirigi tu? Sì, lo dirigo io e il coro, ma è come se lo dirigiamo io e Antonia, perché lei è sempre vicino a me e la sento presente in ogni cosa che faccio. E niente, questo è il coro di Antonia e ci mettono tutta la passione. Antonia diceva, mi raccomando, nelle parole che dite metteteci, perché pregare, cantare significa pregare due volte e realmente è così, e quindi niente. Il concorso appunto è un regalo di Antonia e è grande, cioè ha fatto tanto. Brava. C'è qualcuno che veramente proprio flash vuole dirci qualcosa? Tra i più grandi cieli c'è anche Giacomo, che è il fratello di Antonia. Ok, Federica.
Anche se Antonia fisicamente non è più con noi perché è partita per il cielo, ma è come se ogni domenica è lei che ci dirige insieme a Luisa. Anche se oggi non ci siamo tutti perché i più piccoli non sono potuti venire, vogliamo ringraziare anche da qui Antonia e soprattutto Irene e Luisa che ci seguono con grande impegno. Bravi tutti! Io direi di battezzarlo proprio così, il coro di Antonia, quindi damogli anche un'identità, vero? Sì, sì. Il coro di Antonia della, appunto, parrocchia della chiesa di Faiano, Maria Santissima Madre. Madre. Bravi ragazzi, un applauso a tutti. Grazie, veramente. L'anno prossimo, quando gareggeranno per la seconda edizione, il coro di Antonia. Ecco. Sì, sì. Andiamo avanti, siamo giunti all'ottava posizione. Dobbiamo precisare un però una cosa, bravo. Abbiamo l'ex, vabbè, qua sono vecchio ormai io di classifiche. Ai ai ai. Allora, abbiamo due che si sono classificate insieme all'ottavo posto e sono con 61 voti con Nella fantasia di Ennio Morricone. Carolina Silvestri. Carolina Silvestri. Forte. Giustamente, come diceva prima, adesso perché io poi ho girato il foglio, non ho letto, sono in tre all'ottavo posto, il coro, c'è Carolina e poi ancora lo diremo dopo, però Carolina è qui, facciamolo un grande applauso. Hai cantato, hai portato un pezzo veramente difficile, era la prima volta che cantavi? No, mi sono esibita varie volte anche fuori dall'isola, però sono stata felice di cantare anche per Antonia. E devo solo aggiungere che Carolina quella sera non è, io la conosco bene, quindi so quanto è promettente. Questa è un'altra stella promettente di Ischia. Grazie. Ne sentiremo parlare. Carolina quella sera, nonostante avesse 39 di febbre, ha voluto cantare lo stesso per Antonia. Quindi facciamole un grande applauso a Carolina. Diamo il premio. Carolina, solo una domanda veloce. Tu conoscevi Antonia? No, non l'ho mai conosciuta, però ovviamente... Cioè, anche se non la conoscevo, però ho voluto sempre cantare per lei perché ovviamente era una ragazza come noi e amava la musica come voi, perché loro amano la musica. Grazie. Bravi. Carolina Silvestri. E sempre con 61 voti, come dicevamo prima, all'ottavo posto si è classificata anche con la canzone di Arisa, Controvento. Chiara Buono. Chiara Buono, vieni Chiara, highlights anche per Chiara. Questo è un altro peperino, questa qui. Brava Chiara Buono. Lei gioca in casa, anche lei. Ah, è di Faiano? Sì, sì. Non sei di Campagnano? No, no, lei è compaesana. Allora, facciamo venire le nostre ragazze col premio anche per Chiara Buono, allora, ottava Chiara, posizione. Chiara, Chiara, racconta qualcosa, dai. Ci puoi dire qualcosa. Girati, girati. Anche se non conoscevo molto bene Antonia, non mi importa se ho fatto questo posto perché comunque anche come tutti gli altri abbiamo cantato solo per lei. Bellissimo. Ma sentite che belli questi bambini. La voce dell'innocenza. Brava, Chiara Buono.
Chiara, brava. Agli altri che saliranno adesso sul palco, noi siamo i primi, guardiamo ogni tanto quel signore lì dietro, anzi lo saluto, Vito, facciamo un grande applauso che sta riprendendo anche questa serata. Come sabato scorso c'è stata su Tele Ischia la prima puntata di Una Voce per Antonia, domani sera alle ore 21 ci sarà la seconda puntata, quindi sintonizzatevi tutti sul canale 89, io questo lo so a memoria, di Tele Ischia. E poi Vito la sta riprendendo, anche la premiazione la guarderemo l'altro sabato ancora, quindi anche in TV, Antonia, che bello, facciamo un applauso, anche buon lavoro anche a Vito. Quindi guardiamo la telecamera, se no poi non venite inquadrati, in TV non vi vedete, mi raccomando. Saltiamo direttamente, tre posizioni perché abbiamo avuto l'ex aequo, quindi la settima e la sesta la lasciamo andare e andiamo in quinta posizione con 62,5, quindi 62 punti e mezzo, ha cantato Torero di Renato Carosone. Stefano Ausiello! Mescolando doreccia, c'è chi vuol brugliato dentro. Tutti passati al sudamericano. Torello, ole! Ole! Bravissimo! Standing ovation Giovanotto, per Stefano. Buonasera, ma guarda che successo che hai avuto. Contento? Dai, Irene, fagli l'intervista, vai Stefano. Allora, io so che tu in realtà sei un veterano del palco, giusto? Non era la prima volta che ti esibivi? No. E sei sempre andato vestito così? Sì. Che bello. Sempre da torero? Sì. Quanti anni hai, Stefano? 7. 7 anni. Lo posso chiedere io da dove viene? Da dove vieni? Da Ischia. Da Ischia. Ischia. Ah, non eri di Casamicciola tu? Sì, sono di Casamicciola. Ah, vedi, allora, è di Casamicciola. Sei paesano mio te, eh? Sì. Speriamo che un giorno divento famoso come te, allora. Non lo sa. Il premio per Stefano. Stefano, guarda, c'è per te la targa. Guarda, io lo conosco dall'anno scorso, credo, ma questo bambino è meraviglioso. Allora, io devo dire una cosa. Stefano è stato il bambino più buono dietro le quinte che si sia mai visto. Lui era pronto con il suo vestitino, col suo grande sombrero mantenuto in mani sulla sua sediolina, ma così bravo, così attento. Come una star consumata, già sì. Proprio... E ogni tanto domandava, diceva, quando devo andare io? Non ti preoccupare, sei stato bravissimo, ma ti è piaciuta questa esperienza, il clima che hai sentito lì dietro? Sei sì. Stato contento? Sì. Bravo, allora un altro applauso a Stefano. Stefano Ausiello, quinta posizione, ciao Stefano. E continuiamo a salire, siamo quasi sul podio, con 65 punti al quarto posto, con Oh My Own di Nicca Costa. Sara Scotti. Sara Scotti, quarta posizione, un grande applauso, ha una così bella voce, il Sara, premio per Sara, e vedete che questi ragazzi faranno tanto successo perché sono bravissimi. Sara, un piccolo flash del concorso? Sì. Voglio ringraziare a tutti i miei parenti e soprattutto al mio professore Salvatore Ferraiolo che mi ha preparato con questa grandissima canzone e per me è stata un'esperienza magnifica, soprattutto cantare per questa ragazza e... Niente, sono proprio contenta. Grazie. Bravissima. Un applauso forte a Sara, che pensate, grazie, Sara.
ha sfiorato il podio per solo mezzo punto, perché al terzo posto adesso saliamo sul podio, poi mi fermo perché i primi due faremo venire qua e facciamo un po' quella roba lì che piace fare a me ogni tanto. Oh! Allora, dicevo, per mezzo punto, pensate, arriva al terzo posto con No Hero di Elisa, che ricordo bene ha suonato e cantato dal vivo. Sì, Maria Francesca Patalano. Maria Francesca Patalano, Highlights. Vieni Maria Francesca, complimenti. Vieni, 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 vieni. Pensate, sono tutti bravissimi, avete visto proprio, adesso l'intervista alla Ferene, vieni col premio. Sì, allora Maria Francesca, sali sul podio al terzo posto. Ecco, dici tu. Io volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questa esperienza. È stata una bellissima esperienza che comunque ha riavvicinato tante persone. Cioè, ricordando questa ragazza, noi abbiamo diciamo, approfittato di questo concorso, di questa occasione, per diciamo, stare insieme tante persone. Quindi ringrazio tutti. Grazie. E poi una cosa molto importante, ecco, questa è una cosa che io dico sempre a questi giovani. Tu quanti anni hai, Francesca? 16, pensate, lei a 16 anni già è una musicista, si è accompagnata da sola, ha suonato e cantato. Questa è una cosa molto molto importante. Andate a scuola e imparate a suonare uno strumento, è importantissimo se volete cantare e fare una carriera appunto da cantanti, perché siete autonomi poi, vero? Sì, è molto importante perché comunque... C'è una cosa diversa cantare con un pianoforte e cantare con la base, ti costruisci diciamo di più da solo. Concordo, io non so suonare purtroppo, però ha ragione. Grazie. Allora Maria Grazie Francesca veramente. Al terzo posto, Irene, diciamo anche che oltre la targa lei vince anche nella busta, che cosa c'è, ti ricordi? Sì, la vogliamo aprire Maria Francesca? Così vediamo anche, perché sono i premi che hanno messo troppe a disposizione cose, i aiuto. Nostri sponsor, mi non sembra mi anche niente. Giusto ringraziarli. Ora Maria Francesca riceve una cena per quattro sponsorizzata dal ristorante Girarrosto, antico Girarrosto di Scaporto. Ah, però, ci inviti? Veniamo. Facciamo ancora un applauso. Grazie. Terzo posto, Maria Francesca Patalano. Adesso ci tocca richiamare tutta la troupe qui, perché sennò... Restano in gara per primo e secondo posto la classe di Antonia, quindi la terza B, e Concetta di Orio. Venite sul palco perché adesso viene il bello. Sono tanti. Fermo lì, non ti muovere. Lui. Non ti muovere. Vieni Concetta, vieni. Concetta, vieni. Classe terza B. Avete portato di nuovo la Divina Come Commedia di Antonia? No, stasera non ve la faccio recitare. Venite ragazzi. Concetta al centro. Tanto non te lo dico. Una rappresentante, un rappresentante. Uno di voi, dai. Ragazzi, spostatevi tutti di qua. No, ma uno deve stare qua vicino a me. Sì. Prenda lui. È giusto, l'unico... Oh no, lei? È la più timida questa qua. Bene. Ecco. Questo lo do a te. Cosa vuoi fare? Questo è tutto improvvisato. Che cosa vuole fare? Ecco qua. Da questo tempo. Allora, tu doppiami adesso. Oh, cosa vince il primo posto. Nella prima edizione di Una Voce per Antonia nella sezione
Musica leggera, categoria under 16. Oh. Lo dico io? Primo posto per Concetta Di Orio. E la classe terza B fa il secondo posto. Complimenti a Concetta, bravi, ma complimenti tutti. Anche alla classe di Antonia che è arrivato al secondo posto con quanti punti che... Adesso non ricordo, vediamo un po'. Allora, giusto. Eccolo qua. Allora, la classe terza B 66 punti e Concetta 68 e mezzo. Quindi pensate, per 2,5 punti la spuntata Concetta. Quindi bravi tutti. Highlights, iniziamo con la classe. Highlights per la classe, dai. Perché loro erano accompagnati, adesso devo chiamare Ivan, vieni Ivan, facciamo un grande applauso perché li accompagnavi tu dal vivo, giusto? Vieni, 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 vieni. È giusto prendere un grande applauso ad Ivan. E anche perché io, se me lo permetti, non me lo permetti, lui è un figlio d'arte, lui è bravo e suona perché ha tutto preso l'arte del suo grande papà che è scomparso poco tempo fa, è un grande amico, io voglio ricordarlo anche stasera e chiedo un grande applauso al ricordo di Rosario Scotto Pagliara. Lui è il suo figlio più piccolo e c'è nel suo DNA la musica, perché Rosario è la musica. Bravo Ivan. Sì, grazie, grazie. Bravissimo. Allora Mino, se sei d'accordo, visto che la classe interverrà dopo, vi chiediamo dopo qualcosa, va bene? Siete non tutti... è finita qua per siete voi. Siete tutti d'accordo? Vi faremo cantare, promesso. Questo lo sanno tutti, non è una novità, era sul web, quindi sì, li ascolteremo fra poco, ok? Adesso ci teniamo solo a Concetta perché ha vinto lei, quindi la festeggiamo. Prima l'highlights, vai! Vediamo prima l'highlights che ci ha cantato la grande Etta James. Last, my love has come alone. My lonely days are over, and life is like a song. Ecco, sì, 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 sì. No, intanto diciamo che cosa ha vinto Concetta, dai, ha vinto tante cose. Allora, Concetta, tra le tante, la targa, poi... Vince la targa e in quanto primo premio vince il premio in denaro, primo premio posto. In denaro, quindi un grande applauso a Concetta. Vuoi parlare prima o dopo cantare? Prima, prima, dai. Intervista, vai. Allora, innanzitutto... Quello che mi sento di dire stasera è semplicemente che al di là della soddisfazione del primo premio in sé per sé, c'è un'altra grandissima soddisfazione per me, che è quella di essere riuscita a salire sul palco, aver superato le mie insicurezze. E questa per me è la vittoria più grande, perché io credevo di non valere niente e oggi mi sono ricreduta, veramente. E soprattutto questo concorso è stato un tramite tra l'esperienza di vita di Antonia, perché io non conoscevo personalmente Antonia, ma posso dire che i suoi 15 anni di vita sono stati un inno alla vita ed è un'opera meravigliosa che il Signore ha fatto e credo che quest'opera porterà veramente frutto in tutti noi, come veramente già sta facendo. E quindi un grazie in particolare va soprattutto al mio maestro di canto Salvatore Ferraiuolo, un grande in assoluto. Poi all'Associazione Luca Brandi e a tutti, ovviamente a chi ha organizzato questo concorso, a tutto lo staff. E un grazie soprattutto va ad Antonia che ci guarda lassù e
veramente questa voce è per lei. Grazie Concetta. Antonia. Adesso con quale microfono, ecco, per favore? Allora adesso la riascoltiamo, abbiamo sentito prima solo un piccolo highlights, ma adesso sentiremo esibirsi di nuovo Concetta Di Orio con At Last di Etta James. Concetta Di Orio. Wow, bravissima. Grandissima Concetta Di Orio, brava, cosa dirle? Un ultimo regalino, i 10 secondi te l'ho chiesto già l'altra volta, non si è sentito bene, c'erano troppi applausi, fammi questo regalo, dai! Sentiremo parlare ancora di questa ragazza, sicuramente. Bravissima. Vince la prima edizione di Una Voce per Antonia nella sezione Under 16. Concetta, un grande applauso. At last. Grazie. Ed ora, nel frattempo, io ringrazio un po' di sponsor, tutti per preparare già il prossimo, è molto emozionante sicuramente, momento. Ringraziamo parrucchiere Mani di Forbici a Casamicciola Terme, i negozi di abbigliamento Strada Facendo Ischia e Casamicciola Terme, la pasticceria di Massa d'Ischia e Casamicciola Terme, Capriccio Giocattoli a Casamicciola Terme, gioielleria Il Glicine a Ischia Porto, a Via Roma, la Tecno Arredo a Ischia e Ischia Porto, Antico Gira Rosso e Schitana a Ischia Porto, Castello Aragonese di Ischia e Ristorante Franceschiello di Lacquameno. Facciamo un piccolo fuoricampo. Professore Lauro, venga, venga, in rappresentanza di tutta la giuria. Allora, grande applauso noi... al maestro. Era il presidente di giuria e lui stasera rappresenta appunto tutta la nostra giuria. C'è un piccolo omaggio, la premiazione. Ma veramente un simbolo. Grazie.
perché volevamo ringraziarvi. Voglio ringraziare tutti, è stata una serata emozionante e voglio anche dire una breve riflessione. Sono contento tantissimo di questa manifestazione che ricorda veramente con tanto affetto, con tanto amore la nostra cara Antonia, e sicuramente faremo tante cose belle insieme. Un affettuoso abbraccio ai genitori e a tutta la comunità qui di Fiaiano. Grazie. Grazie. Grazie professore. Facciamo un grande in bocca al lupo al maestro che domani avrà anche lui la sua fatica, perché ha organizzato un concorso meraviglioso, bellissimo, che porta uno dei tanti nomi della nostra isola che fu del passato, quindi in Arime domani molti giovani di Ischia si sfideranno in questa gara che li vedrà protagonisti, e facciamo un in bocca al lupo e un grande applauso a tutti. Grazie. Grazie. All'Hotel Continental qui a Ischia, se volete potete andare dalle 14.30 alle 19, tante belle voci, tutte qui del nostro panorama musicale nostrano, quindi non mancate domani a questo bel appuntamento. Proseguiamo. Allora, continuiamo la serata, vediamo che alcuni bimbi stanno andando via. Vi chiedo, bambini, se ce la fate restate ancora un po' in silenzio, non manca tanto. Abbiamo adesso poi un momento molto importante, perché vogliamo chiamare sul palco Monica e Ciro. Ecco, i genitori di Antonia vengono, Monica, Ciro, ecco a voi. Buonasera. Allora, voi già avete, ecco, nelle scorse serate un po' parlato di come vivevate con Antonia, ecco, di come era Antonia in famiglia. Adesso vi chiediamo proprio degli sprazzi di vita così in casa comune. Antonia come adolescente, com'era? Allora, Antonia era sempre stata una ragazzina che ha dimostrato più dei suoi anni. Aveva il suo carattere curioso, per questo fin da bambina risultava già difficile farla rientrare nel suo ruolo di bambina, perché qualsiasi cosa, qualsiasi attenzione in casa su una preoccupazione, qualcosa che succedeva, lei era sempre presente con l'orecchio teso, non tanto solo per curiosare ma soprattutto per prendersi la sua responsabilità, perché lei si sentiva una ragazzina molto responsabile. Per questo, ecco, l'aiuto tanto in famiglia verso i suoi fratellini. Però giusto un'esperienza forse particolare è stata un po' prima che lei si ammalasse, aveva da poco compiuto 15 anni, il papà non è stato bene, ha avuto un problema di salute. E quella mattina, quando successe il fatto che insomma lui era in ospedale ricoverato a Napoli, io all'improvviso dovetti dirgli questa notizia. E lei non pianse, non si preoccupò più di tanto di aver avuto quella notizia, ma subito mi rincuorò. Lei mi disse: mamma, non ti preoccupare perché andrà tutto bene. E quindi, ecco, quel solo fatto che così alle 6:30 di mattina lei aveva scoperto quella notizia senza pensarci sopra due volte, lei mi rassicurò. Quindi di sicuro, insomma, ha avuto sempre un carattere forte, deciso, però è sempre stata una ragazzina matura. È stata sempre una bambina donna. Ecco, questo è... la sua adolescenza è durata poco, cioè... poco tempo, ecco, diciamo che da bambina si è ritrovata donna, sia perché si è ritrovata a dover crescere la sorella piccolina, a occuparsi lei della casa, perché tutte e due lavoravamo. Comunque, io così la definivo, la bambina donna. Ci sarebbero tante cose da ricordare, però ecco, quello che adesso, cioè, mi è venuto in mente poco prima è stato quello, cioè, in riferimento a questo concorso, un altro concorso al cui lei partecipò, è un concorso che partecipò che in terza media, a cui lei vinse il primo premio, cioè, in quel momento lei
si è avuta tutta la sua maturazione, la sua decisione, la ragazza dimostra tutta la sua decisione, caparbietà nel voler riuscire a fare qualche cosa, impegnarsi per realizzare una cosa. Diciamo che questo ci fece capire a noi genitori che lei comunque era avanti, ecco, poteva insegnarci anche tanto a noi come è stato, sia da appena iniziato le superiori che pure durante il periodo della malattia. Lei ci ha insegnato tanto e adesso ci sta insegnando e ci guida in tutto quello che è la nostra vita, perché è sempre presente con noi. Ecco. Giusto una cosa volevo aggiungere, che lei comunque è sempre presente, lei comunque ha sempre amato i suoi compagni di classe, la comunità parrocchiale, i suoi giovani, i suoi bambini, e anche da lassù li continua ad amare, quindi di questo dobbiamo esserne certi, perché il voto c'è, però non la vediamo fisicamente, ma è vicina in ognuno dentro di noi, questo di sicuro. Grazie, è proprio vero. Grazie tanto. Grazie Monica e grazie Ciro per questa bellissima testimonianza che ci riporta ancora più vicino forse Antonia. Cioè, Ciro Monica. A proposito, ecco, qualcosa ci è scappato. Stiamo facendo ci vuole d'obbligo. Riavvolgimento del nastro. Anche per voi. Un applauso ancora. Se posso dire una cosa, delle volte io poi... Qualche volta Monica la incontro al lavoro. Io adesso non conoscevo Antonia, ma da quando l'ho conosciuta io la vedo in te. Perché lei veramente somiglia tantissimo Antonia alla sua mamma. È bellissimo questo sguardo. Mi immagino. Però ecco, è bella anche questa cosa qui. Sì, eh? Cioè tu non hai fatto proprio niente, zero. Cioè sta tranquillo. Sono delle mamme. Delle mamme. Quindi ancora un grande applauso a Monica, grazie, a Ciro. Grazie. Allora noi ci siamo fatti raccontare da Monica e Ciro com'era Antonia nell'adolescenza, proprio perché adesso vogliamo far parlare lei, quindi di nuovo Antonia, tramite Marika, vieni. Marika è la cugina di Antonia, che ci leggerà veramente un piccolo stralcio preso da un tema dove Antonia parla dell'adolescenza. Buonasera. Alcuni adolescenti vivono questa fase di vita in modo felice e spensierato, ma altri si sentono soli, abbandonati e brutti. I bambini nell'età infantile non vedono l'ora di crescere e di diventare grandi per sentirsi realizzati, forti e supereroi. Però, quando questi ex bambini arrivano a 12-13 anni, capiscono che poi non è così bello diventare grandi e crescere. Si inizia a comprendere il senso della vita e si affrontano argomenti più attuali e più vicini al mondo adulto. Alcuni adolescenti, però, sono rimasti con l'idea di quando erano bambini. Cioè, arrivati nella fase adolescenziale, hanno cominciato ad intraprendere strade sbagliate e ad allontanarsi dalle loro famiglie. Si sono inseriti in dei gruppi dove regna la malavita, e fanno di tutto per assomigliare ai loro compagni del club, per non essere sottovalutati e maltrattati. Molto spesso, purtroppo, la vita di questi ragazzi è influenzata da problemi familiari, come la separazione dei genitori. La separazione è un fenomeno molto diffuso in questo tempo ed è in grado di sfasciare intere famiglie di persone e causare numerosi problemi. Io, per fortuna, non sono sottomessa a questo problema, ma non ritengo la mia adolescenza tanto perfetta. Non ho problemi con i miei genitori e la mia famiglia, ma mi vedo brutta esteriormente, anche se non mi guardo spesso allo specchio e non mi ossessiono. Sono convinta che esteriormente ho solo due cose meravigliose: i miei occhi verdi e splendidi che trasmettono tanta gioia e allegria, e il mio sorriso che rende felice soprattutto i miei amici. A proposito, i miei amici. Fortunatamente, quando sono con i miei compagni mi sento bene e felice, perché mi vogliono molto bene e sono tutti ragazzi educati ed attenti. Purtroppo però ho una grande paura, sono in terza media e l'anno prossimo dovrò lasciare la mia scuola e la mia classe, quindi temo che la bella amicizia costruita in 3 anni con i miei amici possa terminare all'istante. Non penso che alle superiori troverò un altro gruppo di amici come loro, quindi sono molto dispiaciuta per questo.
Mi rendo conto però che la vita va avanti ed ognuno deve raggiungere i propri obiettivi senza mai arrendersi e tirarsi indietro. Di questo sono totalmente convinta. L'anno prossimo cambierò scuola e compagni e spero di proseguire il mio percorso adolescenziale in modo sereno e felice, senza mai ripensamenti. Queste erano proprio le parole di Antonia. Ed è bello perché dice: le cose belle che ho sono i miei occhi verdi e il mio bel sorriso. Ed è proprio vero, perché questo sorriso ha contagiato tutti, anche chi non la conosceva. Grazie Marika. Grazie, e proseguiamo. Abbiamo anche un grillo come ospite. Non vi preoccupate, non fa niente, è solo un grillo, tranquilli. Anche lui ama la musica. Adesso andiamo subito alla premiazione per l'ultima, la penultima anzi, diciamo squadra così composta di questa sezione, quella degli over, parliamo sempre di musica leggera, e cominciamo subito, quelli che vanno dai 16 ai anta, diciamo così. Al decimo posto, partiamo quindi dalla decima posizione, con 47 punti ha cantato I'm With You di Avril Lavigne, Nasser Mustafa, Highlights. It's a damn cold, trying to figure out this. Won't you take me by the hand, take me somewhere new? I don't know who you are, but I'm with you. I'm with you. Gli faremo avere la targa. Andiamo avanti al nono posto con 48, un punto in più, il brano inedito scritto da lui, Libero. Giuseppe Rapocci. Highlights. Ecco Giuseppe che è qui, vieni. Libero, 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 sarei libero, 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 sarei libero, 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 un uomo libero sarai. L'Aquila. Sare libero, 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 sare libero, 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 sare libero, 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 un uomo libero sarai. Se alla mia parola fedeli rimanete, e discepoli davvero voi sarete, così conoscerete la verità che liberi vi farà. Libero di Giuseppe Rapocci. Era Giuseppe. Sì. Allora, brevemente, tre frutti che mi ha dato nella musica. Uno, avevo scritto Libero, ma l'ho aggiornata per Antonia. Infatti c'erano delle cose di oggi, no? Si parlava anche di WhatsApp, quindi scritta proprio ora. No? Seconda cosa, gliel'ho detto anche a lei, ho fatto un inedito per Antonia, che parla, che immagina che Antonia parli alla sua comunità parrocchiale. Dice: tu sei questo, tu sei questo. Ecco, se volete poi lo potete pubblicare su Facebook, si chiama Il mondo a colori di più. E in ultimo approfitto anche che io è da tempo che volevo fare un concertino mio di brani inediti. Se riusciamo a trovare la location, ho pensato a un concerto per Antonia. Grazie Giuseppe. Diamo il premio a Giurap, Giuseppe Rapocci, grazie. Grazie veramente per la simpatia, perché sei stato veramente il cantante che ci ha veramente movimentato la serata, veramente sei stato bravo, grazie. Grazie. Ottava posizione, 53 punti con L'amore si muove del volo. Carmela Mennella. Carmela Mennella, vediamo la... L'amore si muove, lotta lontano, se vuoi ti prende per mano senza dirti dove andrai. L'amore si muove, non per amore, lo sai. Proseguiamo al settimo posto con 55 punti, quindi due punti in più, ha cantato La borsa di una donna di Noemi. Emilia Mollo. Emilia Mollo, l'Highlights. E se ci trovasse in quei giorni, ti
settima posizione, non c'è Emilia, proseguiamo, arrivano in due al sesto posto con 59,5 punti. Il primo è Maurizio Valcarenghi con Avrai di Claudio Baglioni, vediamo l'highlights. Tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Avrai la stessa mia triste speranza e sentirai di non avere amato mai abbastanza. Il bravo Maurizio, che sicuramente è al lavoro perché lui lavora a Napoli, facciamogli un grande applauso, fece una bellissima coreografia con i palloncini, la sua bambina, tutta dedicata ad Antonia. E dicevo anche sesto con 59,5 punti. La voce nel silenzio, la versione di Andrea Bocelli. Giovan Giuseppe Ferrandino, vieni, highlights, Peppe sei qui, vieni a ritirare il premio, vieni. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto ed io ti sento amore. È qui Peppe Ferrandino. Peppe. Buonasera, Don Emanuel. Allora, Ciro. Ricevi la targa. Grazie, un onore. Dicci qualcosa, Peppe. Che posso dire? Allora, una voce per Antonia, la voce del silenzio. Quando siamo a casa, stiamo prima di dormire, silenzio, si sente una voce. Si pensa, è un silenzio che fa rumore, la musica e Antonia. Grazie. Grazie Peppe. Peppe Ferrandino. Grazie. È vero, dobbiamo ricordarlo, Peppe ha scelto questo brano proprio pensando ad Antonia, non era casuale la scelta. Saliamo, andiamo al quarto posto con 61 punti. Un grande tributo ad un grande artista che non c'è più, un giovanissimo, un angelo, ha cantato di Alex Baroni Cambiare ed è Andrea Schiano. Andrea Schiano, highlights. Gioca in casa anche e tuo fratello. Adesso fagli tu, in casa, casa. Fagli tu la domanda, dai. No, buonasera. Ma io sono troppo di parte. Stabiliamo le gerarchie. La minore che intervista il maggiore. Quindi... Per chi non lo sapesse, dimmi. Io sono la sorella. Un flash su questo concorso. Allora, dovete sapere che veramente ha fatto un atto d'amore. Perché l'abbiamo quasi costretto, tu devi cantare in rappresentanza di Fiaiano, non è possibile che ci sono pochi giovani di Fiaiano, canta, 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 e si è immolato, dobbiamo dirlo. C'erano tre persone, ci sono solo tre persone, vabbè a me è stato un flash, perché come diceva Irene, fino all'ultimo ero indeciso se partecipare, se non partecipare, cosa canto, cosa non canto, sezione liturgica, sezione over. Poi una sera, è stato un attimo, ricordavo quando all'ultimo musical che abbiamo fatto,
fino al terzo cielo, il primo che ha partecipato, a cui ha partecipato Antonia, dietro le quinte. E Antonia, agitatissima perché doveva andare in scena, Andrea, ma non mi ricordo più le parole, ma cosa dobbiamo, che devo cantare? Andò, chiudo l'occhio, vengo a popolare, non ti preoccupare. La stessa cosa è risuccessa a me. Lo faccio, non lo faccio, canto, non canto, Antonia, Andrea, ma chiudo l'occhio, vai e non ti preoccupare. Quindi ci siamo lanciati. Grazie. Anche per te la targa. Foto? Grazie. Foto? C'è il video. Facciamole un grande applauso, Andrea Schiano. Saliamo, siamo sul podio, 3 punti in più e con 64 punti che al terzo posto si classifica con... Pronti perché ne sono rimasti solo 3 in gara. Sì, dobbiamo dire chi è rimasto? Diciamo prima il terzo e poi i due, okay. Se no tiriamo troppo per le lunghe, è tardi. Ha cantato di Edoardo Bennato, viva la mamma, Francesco D'Ambra! Highlights! E Francesco è qui! Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, le pettinate come lei. Angeli ballano il rock, ora, oh, non sono un sogno, oh, tu sei vera. Bravo. Francesco D'Ambra, viva la mamma, terzo bello classificato. Bello perché lui oltre che cantare faceva anche una bella coreografia, allora lo premiamo. Il premio Francesco. Per Francesco. Francesco lo lascio a te perché io sono 2 anni che gli faccio domande. Allora Francesco, domande. Oltre fai tu. La targa regalo. Tanto cosa vince? No, tu vinci una cosa bella, guarda, la volevo io. Tu vinci un ingresso per 4 alle piscine dell'Hotel Romantica. Bene! Facciamo una domanda a Francesco. Allora, Francesco, tu sei un veterano del palco, già hai cantato, hai partecipato al concorso di Mino. Io voglio chiederti una cosa. Sì, un po' dappertutto sull'isola però. Questo concorso, che aveva una finalità diversa, così, sì. Cosa ti porti? Beh, sicuramente si è notato che aveva una finalità diversa. Infatti, come si è detto già dall'inizio, non c'era quello spirito di competizione. Si sapeva per che cosa si cantava e a me ha fatto piacere cantare proprio per questo scopo, perché da quanto ho capito comunque organizzare un concorso in nome di una persona significa che questa persona veramente si è fatta voler bene. È così. Bravissimo. E adesso dobbiamo svelare chi ha vinto, quindi chiamiamo sul palco chi manca, Sara Iacono e Mareluna, il duo formato da Manuela Elia e Luana Calise. Venite ragazzi. Salite. Io. Vuoi fare sempre il gioco con le allora, mani? Allora vi dico subito che chi ha vinto con 2 punti in più. 69 contro 67. Lo faccio ancora una volta perché poi chissà quando mi ricapita l'anno prossimo. Allora, Luana tieni tu questo qua. Vai, vince e si classifica al primo posto nella sezione musica leggera categoria over, Sara Iacono o il duetto Mare Luna con Tell Him, canzone di Barbara Streisand e Céline Dion. E Sara Iacono si classifica al secondo posto con Meraviglioso amore mio di Arisa. Un applauso a tutte subito e tre. Subito l'highlights per Sara Iacono, Meraviglioso di amore mio di Arisa. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come Amore mio,
Brava Sara, allora per te la targa. E come secondo posto vinci una cena per quattro al ristorante La Cantina del Sargente qui a Fiaiano. Quattro, quindi ci inviterai. Mino, ma vuoi andare a mangiare a troppe parti? Sono a dieta da 3 anni, che vuoi mangiare? Nell'estate. Vai. Allora, io ringrazio innanzitutto l'organizzazione e poi voglio dire che per me questo concorso non è stato solo un'opportunità, ma è stato molto di più. Grazie alle persone che erano più vicine ad Antonia, perché mi hanno fatto avvertire veramente in tutto e per tutto la sua presenza. E poi voglio ringraziare l'associazione Luca Brandi e il professore Silvano Brandi e fare una dedica speciale a una persona importante, che è il mio maestro Salvatore Ferraiuolo, che mi sta aiutando tantissimo in questo percorso che per me è totalmente nuovo. Grazie. Sara Iacono, un grande applauso, seconda classificata. Grazie, con veramente. Meraviglioso Amore Mio. E veniamo alle vincitrici. Manuela. Auguri. Allora, ve lo aspettavate? Non si aspetta mai di vincere. È bello, sai, dai. Luana. Questa qua, cioè, lei non è di primo pelo, voglio dire, però è una ragazza, io lo dico sempre, meravigliosa, che è di un'umiltà incredibile. Lei si mette sempre in gioco come se avesse appena iniziato, e questa è una cosa che ti fa onore ed è bellissima, Manuela. Poi l'ha fatto proprio per Antonia, quindi lascio a te il microfono. No, no. Anzi, l'highlights, vediamola subito e poi li ascolteremo dal vivo. Anche voi ricevete la targa e il premio in denaro. Allora, adesso ci farete riascoltare la vostra Tell Him. Volete dirci qualcosa prima, dopo la canzone? Luana, ti ha ceduto il microfono. Parli tu. Lo so perché l'ha ceduto, perché se ne è timida. Sta... non è facile. No, allora, devo dire che questo concorso, diciamo, mi è piaciuto dall'inizio, l'organizzazione, l'iniziativa. Voglio ringraziare davvero tutti, la famiglia, la Chiesa, perché è stata veramente una bellissima iniziativa ed è per questo per cui ho partecipato, insomma, proprio per continuare a dare voce a questa ragazza che alla fine non ho mai conosciuto, ma che sono riuscita a capire com'era, insomma, perché mi è stato trasmesso da tutti coloro che le stavano vicino e che le hanno davvero voluto bene per organizzare tutto ciò. Quindi grazie a tutti, è davvero è stato meraviglioso. Viva Antonia e viva Mariluna. Luana, vuoi aggiungere qualcosa? Ringrazio anch'io ovviamente tutta l'organizzazione e soprattutto i genitori di Antonia, cioè che penso che sia partito da loro, forse sotto l'aiuto di vostra figlia, la forza di fare tutto questo. Grazie. Grazie a voi per aver aderito e aver prestato la vostra voce per Antonia, e adesso l'ascolteremo di nuovo tutti. Si esibiscono le Mare Luna, Manuela e Luana in Tell Him. There's a
Bravissime, Manuela e Luana, il duetto Mare Luna. Grazie, un grande applauso. Grazie. Luana Calize e Manuela Elia. Grazie davvero. Barbara Streisand e Celine Dion. Grazie, ma grazie soprattutto ad Antonia comunque. Grazie. Grazie ragazze. Allora, adesso c'è un momento ancora tutto tuo, Irene. No, tutto mio. Forza, lo introduci tu perché tutto nostro giochi di casa, in casa. Perché adesso c'è un altro momento bello dove tutti i giovani della parrocchia salgono sul palco per raccontare e dirvi quella che è stata l'esperienza di questo concorso. Quindi invito velocemente a salire tutti i giovani.
di questa realtà, anche chi sta alla regia. Facciamoci vedere. Buonasera. Allora, da quando Antonia è partita per il cielo, ogni mese tutti noi giovani ci incontriamo per un momento di condivisione e per ricordare Antonia alla luce di una parola del Vangelo. È proprio ad uno di questi incontri che è nato il desiderio di organizzare un concorso di canto, perché il canto, come abbiamo detto più volte, è stata una delle sue più grandi passioni. Nel primo incontro l'entusiasmo di scegliere un nome per il concorso che potesse esprimere al meglio i sentimenti che ci muovevano per realizzarlo. Tra i tanti, una voce per Antonia risultava quello che piaceva di più. Ci siamo poi organizzati in vari gruppi di lavoro, comunicazione, grafica, sponsor e segreteria. Per il gruppo comunicazione, alcuni di noi hanno creato una pagina Facebook ed ogni giorno, ancora oggi, si impegnano a postare una foto di Antonia con un suo scritto o un messaggio a lei dedicato. Tutto questo perché desideriamo far conoscere a tante Antonia, la sua vita e ciò che di bello ha incontrato. Quale mezzo migliore, quindi, per arrivare ai giovani? Per il gruppo grafica, invece, tanti altri si sono cimentati nel creare un volantino e una locandina, pur non avendo esperienza. Ed è stato bello metterci insieme, condividere tante idee ed anche perderle, per far sì che il lavoro finale fosse espressione di tutti. Il gruppo sponsor si è impegnato nel ricercare aiuti e non è stato difficile trovarli, grazie alla generosità di molti che hanno aderito con gioia a questa iniziativa, poiché colpiti dall'esperienza di questa ragazza. Diciamo che man mano che comunque trascorrevano i giorni e si avvicinava comunque la data di chiusura per le iscrizioni, la nostra paura più grande era quella appunto proprio di non raggiungere il numero per poter poi fare questo concorso, e invece quello che comunque ci ha caratterizzato è stato proprio il sentire comunque Antonia presente, e presente veramente, e che ci dava anche quella forza in più di crederci veramente. E infatti ci siamo anche soffermati in un momento di preghiera. E possiamo dire che poi pian piano, diciamo, abbiamo raggiunto poi addirittura i 32 iscritti, e quindi diciamo un risultato che non pensavamo appunto di raggiungere, e di questo veramente vi ringraziamo. E in più poi voglio anche appunto dire che prima di fare cioè prima del momento proprio delle due serate, come vi dicevo anche prima, ci siamo comunque anche fermati appunto insieme, perché il messaggio che volevamo lasciare e trasmettere con questo concorso era quello di non appunto dare non trasmettere soltanto l'importanza del singolo, ma cercare di dimostrare veramente che appunto quando siamo tutti in uno riusciamo veramente a fare tutto, e abbiamo avuto la dimostrazione che, come diceva Antonia, a Dio niente è impossibile. E la realizzazione di questo concorso per noi è stato un qualcosa di indescrivibile, perché è stata la prima volta, diciamo, che ci siamo trovati a fare questo, con l'aiuto anche di Don Emanuele, dei genitori di Antonia che ci spronavano veramente ogni giorno, degli sponsor che ci hanno aiutato per la realizzazione di questo concorso. E quindi questo, vi vogliamo ringraziare tutti, grazie. E grazie anche a Mino e a tutti coloro che hanno collaborato. Adesso facciamo, come ben sapete, c'è stata comunque un'altra premiazione, che è la premiazione del social Antonia Spedicati. Quindi ok, scusate la diretta. Allora, diciamo che, come ben sapete, tutte le clip sono state postate su Facebook, e diciamo entro il 21 di questo mese la clip che diciamo ha preso più mi piace ha vinto il premio social di Antonia Spedicati, e siamo appunto molto contenti di comunicare che i vincitori di questo premio appunto sono la classe terza B di Antonia. In realtà
abbiamo avuto una sorpresa grande, perché è stata fatta proprio a noi come realtà giovanile una targa proprio di gratitudine per la Big Family, così come la chiamava Antonia. Accogliamo con entusiasmo i vincitori. Forza, un grande applauso premio a coloro social. Che hanno vinto il premio social. Credo 1607 quindi avete scatenato like. Il web. In effetti solo loro ed un'altra gareggiante sono riusciti a raggiungere più di 1000 like. Allora, loro ci cantano un brano di Valerio Scanu, Ricordati di noi, ed è un brano che è in realtà una dedica. Per noi è stato bellissimo far parte di questa grande famiglia e organizzare insieme a voi il concorso. E noi non abbiamo partecipato perché sappiamo cantare, penso che ne siete accorti, ma per far arrivare la nostra voce ad Antonia, perché lei ci manca davvero tanto. E vogliamo ringraziare la seconda famiglia di tutti noi, che sono Ciro, Monica, Valeria e Giacomo. E niente, noi sappiamo che noi con questo premio vinto vogliamo realizzare un sogno di Antonia. Abbiamo saputo che ai bambini del suo coro serviva una tastiera per continuare a cantare, e noi regaleremo a loro questa tastiera. Visto che comunque noi siamo in tanti, regaleremo la nostra cena a Ciro, Monica, Valeria e Giacomo. Vogliamo dire ancora una volta anche quello che loro hanno stampato lì orgogliosamente sulle loro magliette. Chi era la number one? Antonia. Eccola lì. La nostra boss. Allora, ci siamo. Ivan pronto, li accompagnerà grazie, dal vivo. Grazie, 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 grazie. Un grande applauso alla vostra generosità e al vostro gran cuore. Il brano Ricordati di noi, di Valerio Scanu, la classe terza B. Bye.
Ed eccoli qua, la terza B, la classe di Antonia. Ricordati di noi, questa dedica meravigliosa tutta per Antonia. Ed hanno vinto loro il premio appunto social, quello dedicato ad Antonia. E forza con il premio, ecco che arriva la targa. Allora, io vi volevo dire anche in qualità, se posso, di responsabile del coro di questa parrocchia, infinitamente grazie. Grazie veramente per la vostra generosità, per non aver pensato mai a voi, ma sempre a lei, agli altri. E veramente grazie di quello che siete. Io mi auguro veramente che questa esperienza possa essere un ponte che ci abbia unito e veramente adesso stare insieme in questa big family, veramente. Grazie ragazzi. E lo dico non a nome mio, ma a nome veramente. Ancora un applauso a tutti, un applauso a Ivan che li ha accompagnati alla chitarra acustica. Grazie. E la classe terza B. Bravi ragazzi. Hanno vinto loro. Ciao. Irene ritorna e andiamo a concludere questa bellissima esperienza meravigliosa di questa 3 giorni di Una Voce per Antonia, prima edizione, perché sono sicuro che ce ne saranno tante, tante, tante altre a venire. Se Dio vorrà, noi faremo ciò che vuole. Allora adesso, proprio per concludere questa serata, invitiamo il pastore, sì, il secondo pastore. Un applauso, ecco Don Emanuele. Emanuel. Grazie. Ecco, io sono felice, devo dire la verità, felice perché avverto, ecco, che c'è una comunità, che c'è una famiglia, quello che Antonia diceva, la sua grande famiglia, allargata, no? E mi chiedevo, dico, ma oggi è la festa di Santa Caterina. Santa Caterina nel 300, 1300, è stata il fiore, è stata il fiore della vita della Chiesa di quel momento. Cioè, in un momento in cui tutta la vita, una grande sofferenza, una Chiesa divisa tra due papi, un momento difficilissimo nella storia della Chiesa, tutta questa sofferenza e questa vita ha generato un fiore, Santa Caterina. Santa Caterina riuscirà con la sua determinazione, con la sua abilità, anche freschezza, no? A riportare il Papa a Roma, una donna, riportare il Papa a Roma, cioè a riportare, ecco, il Cristo in terra, nel luogo dove Dio lo aveva pensato, no? Allora la vita della Chiesa genera fiori. E io sentivo, veramente mi è arrivato come un'ispirazione, non come un pensiero, un ragionamento, no? Cioè che Antonia è il fiore della vita di questa Chiesa, di questa comunità. È il fiore più bello. Cioè un fiore, sai, a volte ci sono delle piante che nella loro vita danno un fiore solo e poi muoiono. Ma questo fiore, come abbiamo visto, ha portato i frutti, porta frutti. Perché il fiore si perde perché poi deve arrivare il frutto. E tanti frutti. Abbiamo visto ragazzi, prima di tutto l'unità, la comunione che si è creata, ma poi con la classe, no? Io penso che Antonia in cielo gioiva solo a vedere questi compagni di classe e i suoi amici di parrocchia, questa famiglia che si allargava, ma avrà gioito immensamente. Ricordo la prima sera del concorso, io ero a Roma, non c'ero, per me era un perdere, no? E veramente nel momento più alto della preghiera, della messa, Antonia proprio,
Don, io ci sono. È stato fortissimo, c'è proprio una pace, io ci sono. E ecco, allora Antonia sta portando questi frutti, che poi si vedono nei talenti, no? Come la parabola dei talenti, vedresti i talenti. Per me la gioia più grande è stata vedere persone che hanno cantato pure per la prima volta, vedere i bambini coinvolti, vedere le famiglie, gli amici. Penso che questo sia stata la gioia più grande, no? E penso che Antonia dal cielo sia felice. Se, ecco, oggi ci direbbe veramente grazie. E penso che quello che ci ha detto il Vescovo è vero. Oggi Antonia ci ha fatto un regalo. E noi lo accogliamo e vogliamo accoglierne sempre altri, di nuovi, perché ci sono delle, ecco, delle persone che riescono a fare doni sempre nuovi, e Antonia è una di queste. Allora grazie Antonia, possiamo dire grazie Antonia, no? E grazie a tutti coloro che si sono fatti voce di Antonia. E un applauso grazie, a Don Emanuele, Don. Grazie. Grazie perché ci hai sempre spronato, ci hai sempre incoraggiato, sostenuto, perché ci sei, come il pastore in mezzo alle pecore, anche tu. Grazie. E ringraziamo ancora una volta il Vescovo, Pietro Lagnese, Don Emanuele Monte, la giuria composta da docenti di strumenti e non, Don Giuseppe Nicolella, responsabile della realtà del canto della diocesi di Ischia, Giulio Scannapiego, Matilde Di Meglio, Lucia Cuomo, Nicola Lauro, Paolo Roia e Katia Mennella, Antonio D'Arco per il service audio luci. E poi grazie ancora. Ecco, adesso sono perso nelle mie carte. Grazie ancora a Marco Albanelli per il montaggio delle clip, quelle che abbiamo visto, anche gli highlights, poi a Vito Barnama per il prese video, a Daniele Calise per le foto, a Tele Ischia, alla stampa, stasera c'era Anna La Monaca per il Dispari, poi grazie anche al Golfo e tutti quelli che hanno seguito il concorso, appunto, Una Voce per Antonia. Grazie al Cairo, il settimanale diocesiano quotidiano, appunto, che anche ha seguito il concorso, e i comuni di Ischia che ci hanno concesso il patrocinio di questo concorso. Questo ringraziamento lo faccio io a nome veramente di tutta la realtà giovanile, grazie a Mino Ferrandino. Grazie a voi. Che veramente sono io che devo dire grazie, perché mi avete avvicinato ad una realtà bellissima che forse pensavo di conoscere, ma non ero consapevole, adesso lo so, quindi grazie a voi. E cercherò di essere presente spesso in questo contesto, perché è una cosa meravigliosa. E per Antonia e per qualsiasi altra cosa, disponibile sempre per voi tutti, grazie. Mino, noi vogliamo ringraziarti anche con un presente. Veramente, perché noi ci siamo cimentati, grazie, in questa esperienza un po' da profani, da inesperti, e comunque tu ci hai aiutato dandoci la tua disponibilità, i tuoi consigli, ti sei comunque reso disponibile per la presentazione delle serate e sei stato un amico, abbiamo costruito questo nuovo rapporto, quindi questo è quello che resta. Mi ripeto, grazie a voi ancora per grazie. Tutto e perché siete una realtà meravigliosa, alla famiglia, a Monica, a Ciro, a Don Emanuele, a tutti voi, veramente, grazie, grazie, grazie di cuore. E infine ringraziamo tutta la realtà giovanile, i compagni di classe di Antonia, che abbiamo voluto tutti fortemente questo concorso. E non ultimi ringraziamo Antonia e Dio che hanno, viva voluto, Antonia, che hanno voluto questo concorso. Perché l'esperienza che abbiamo fatto, e concludo, è che la sua parola si realizza sempre. Nulla è impossibile a Dio. Grazie. Un altro appuntamento importante è il 2 giugno,
anniversario della partenza per il cielo di Antonia, ci sarà qui in questa parrocchia la Santa Messa, quindi veramente vi invitiamo a prenderne parte come momento di preghiera e di comunione per lei. Infine, per chi vuole, in fondo alla chiesa c'è un piccolo libro dove è possibile scrivere qualche pensiero, un'esperienza, un flash su questo concorso o su Antonia. Grazie. Io colgo anche l'occasione adesso per dire e chiedo un grande applauso a tutti voi per questa meravigliosa, splendida conduttrice questa sera, padrona di casa sicuramente, Irene Schiano. È stata una bella sorpresa, veramente. Una voce per Antonia, prima edizione, finisce qui per quest'anno. Grazie a tutti voi e al prossimo appuntamento, al prossimo anno, per la seconda edizione di Una voce per Antonia. Ciao Antonia e grazie a tutti voi. Ciao Irene.